Posso. Buonasera. Benvenuti in questa nuova Dice Game, Dice Game Italia. Iniziamo. Quattro anni di trailer e tanti ricordi di situazioni. No. Ma perché lo dici ora? Sono 4 anni a partire da oggi. No, assolutamente no. Benvenuti, buonasera in questa nuova Board Game Live. Stasera giocheremo a, in realtà, un grande classico, solo in una salsa diversa. Carcassonne, Rio delle Amazzoni. Dimmi, Andre. Ma sai che sulla lobby c'è scritto la stanza... si chiuderà in 15 minuti. Cosa? Scusa? Allora sbrighiamo. Questa qua è da 4 da 4 da 4 senza problemi. Allora lo scopriremo tra 15 minuti. Lo stiamo restate con noi, tra 15 minuti lo scopriremo. Ragazzi, facciamo proprio schifo. Ma riesci a spiegarlo in meno di un minuto? Ma non erano 15? In 15 minuti lo spieghi, poi si riavvia e giochiamo in 15 minuti. Cos'è? Ma dobbiamo anche giocarlo in questi 15 minuti o devi solo spiegarlo in 15 minuti così non lo giochiamo? Scusa, 15 minuti poi fase commenti. Ah, ok. Oddio, è difficile. Allora... Carcassonne, Rio delle Amazzoni vuole prendere i concetti base del gioco di Carcassonne, solo creando delle piccole varianti di gameplay, di game design. In pratica, noi avremo ognuno di noi sarà una tribù e dovremo nel nostro turno. Cosa stai facendo? Navigo. Puoi mettere giù, per favore. Grazie. Non distraete. Esatto, abbiamo perso un altro importante minuto. Praticamente quello che dovremmo fare nel nostro turno è come in Carcassonne. Prenderemo una tessera, avremo una tessera in mano, decideremo dove giocare la nostra tessera con l'inclinazione che vogliamo noi e rispettando alcune regole. Le poche regole da seguire sono che deve essere piazzata facendo combaciare le figure. In pratica, a fianco a questa tessera che ha un villaggio, devi per forza mettere un villaggio. Oppure, dove c'è un fiume, dove c'è l'ingresso di un fiume, come qui, di un affluente, bisognerà mettere un affluente. Questa è la regola semplice. Una volta messa la tessera, bisogna decidere se mettere una di queste cose. Un meeple, uno dei nostri meeple, faccio caso prendo uno giallo, sta affogando. E prendiamo caso, facciamo dai, ne prendo giusto una e poi la metterò via. Va bene, dai, è buona questa qui, anzi mi permette di... Una volta messa la tessera, facciamo caso qui, in questo caso, per esempio... Oh, lo vedi anche Vabbè, tu. Vai avanti. In questo caso abbiamo perso un altro minuto. Noi potremmo decidere se metterlo sui fiumi, sugli affluenti, oppure sui villaggi. Questo funziona esattamente come il classico Carcassonne. Cosa vuol dire? Vuol dire che se lo mettiamo in un villaggio e quel villaggio poi viene chiuso, nel momento in cui viene chiuso un villaggio, noi faremo 2 punti per ogni tessera in cui è presente un pezzo del villaggio, quindi in questo caso sarebbero 4 punti, più un punto perché c'è della frutta. Vedete la frutta? La frutta è buona. La frutta fa bene. Ma questa frutta sta navigando sul fiume. Se noi invece avessimo deciso di mettere il nostro meeple sull'affluente, le cose che succedono sono due. Quando l'affluente verrà chiuso, sarà chiuso, noi faremo un punto per ogni tessera dell'affluente.
In più faremo un punto, esattamente, più un punto per ogni ciotola di frutta, è importantissima la frutta ragazzi, è importantissima in questa variante del gioco, in più in alcune tessere affluente, non in tutte, ma una buona metà, ci sarà anche il simbolo di una barchetta, quindi quando noi con il nostro meeple siamo in contatto tramite l'affluente con un simbolo barchetta, noi faremo avanzare la nostra barchetta di uno. Ma alla fine del gioco? No, immediatamente. Okay. Appena succede, via. Si aggiunge un'altra tessera fiume che ha un'altra barchetta, si muove ancora di uno il fiume. Come in Carcassonne, se più persone possono essere sulla stessa strada e città, che in questo caso sono affluente e villaggio, basta che non lo siano nel momento in cui si mette giù la carta, la tessera. Insomma, tu puoi essere, ci si può ritrovare nello stesso villaggio dopo, esatto. Nel momento in cui lo metti, se collegato c'è già un altro meeple, non puoi mettere un tuo meeple lì. Se invece collegandosi, grazie a un'altra tessera dopo, si entra in contatto con altri meeple, ci si dividerà i punti in pratica. Altra cosa sono invece, porco Giuda Sara, sono, già c'è, e poi questa inquadratura, Dio santo, che fastidio. Volevo che fastidio. Vedere le barchette. Questa inquadratura invece, cosa sta succedendo con le barchette? Madonna. Mentre le casupole sono i nostri accampamenti, i nostri rifugi che noi andremo a piazzare. Li piazziamo nella foresta, esattamente come nei prati o nei campi per quanto riguarda Carcassonne, e come in Carcassonne noi faremo dei punti a fine partita. Nel caso di Carcassonne Amazzonia, noi faremo punti in base a quanti animali sono collegati. Anche nella nostra foresta c'è solo il pappagallo a fine partita? Un punto. Ah, ma conta il tipo di animali? No, non la... Qualsiasi tipo di animali. Quindi se ci sono pappagalli, farfalle... Vale cioè... Se, mettiamo caso... Mettiamo caso, così ci sono farfalle e pappagallo, sono comunque due animali e sono due punti. Il fatto che siano uguali o diversi fa differenza. Non cambia nulla, è una cosa che ha triggerato moltissimo anche me. Perché non Quindi c'è nessuna... Animali in generale. Frutta in generale, animali in generale. La barchetta, come terza mossa, invece che piazzare un tuo omino o la tua casetta, puoi decidere di avanzare di uno con la barca. Ok. A che pro? Quando noi pescheremo delle tessere speciali che hanno un punto esclamativo al centro, e quando dico punto esclamativo al centro intendo punto esclamativo al centro del fiume, sono tessere del rio, quindi proprio del fiume, dovremo a quel punto per forza piazzare la tessera speciale che abbiamo pescato, e potremo scegliere una di queste quattro tessere da poter piazzare. Ok. In un verso o nell'altro, sono sempre da piazzare, in questo caso considerate in verticale, perché devono sempre occupare il doppio spazio, esattamente come, cioè non è che può, deve essere sempre dritto il suo flusso, non può andare un po' dove cazzo vuole. Come vedete ci sono dei fantastici, a parte animali, tanti animali, è importante che siano diversi tipi di animali? Io mi aspettavo delle combo di animali, purtroppo no, invece non ci sono. Più che altro è così, potevano disegnarli un po' meglio. Sì, ci sono anche dei caimani e dei piranha. Che suppongo non siano una cosa bella. No, in realtà sono una cosa molto bella, perché alla fine sono solo dei punti. Faremo dei punti. Ma cosa? Non ci mangiano? Distrugge un gioco, sono solo dei punti. Però è vero. In pratica, la barchetta... È un piatto di spaghetti buonissimo e dire alla fine diventerai solo merda. Cioè, è uguale, è la stessa cosa. Quello che succede è, la barca che è più avanti, il proprietario della barca che è più avanti, farà punti uguale. Il primo giocatore farà punti uguale al numero di piranha e caimani presenti sull'interezza del fiume. Il secondo
arrivato farà punti in base solo ai piranha. Dal terzo in poi, puppa. Nisba. Ok? I piranha e i caimani sono solo in queste quattro tessere. E in quelle speciali con il punto esclamativo. Ok, e quindi quando esce il punto esclamativo si aggiunge una di queste. Sì, detto. Devi per forza prima giocare quella che hai appena pescato e poi questa. Okay, ma dopo quella? Che quando giochi questa, una di queste tessere, puoi mettere un ulteriore meeple e solo proseguiamo il fiume e basta? Puoi mettere un meeple, sì sì, perché hai la tua mossa comunque base. Ho capito, cioè, puoi... narrativamente. Una tessera base. Non metto il meeple, posso c'è il punto esclamativo. No, aspetta. Una di queste. Tu devi per forza mettere il punto esclamativo. Poi metti per forza questa. Si calcola i punti della gara delle barche. Sul momento? Sul momento, esattamente in quel momento. Ah, sì, sì, praticamente noi faremo tre volte la gara delle barche. Okay. Non metteremo tutte e quattro le tessere, ne metteremo solo tre. Ah, okay. Ci sono solo tre tessere e punto esclamativo nei mazzetti. Prevedo un po' di calcoli. No, ma secondo me neanche tanti. Però narrativamente ci può stare, perché più coccodrilli e pesci, come si chiamano? Piranha? Piranha. Ci sono lungo il fiume, più la nave deve essere, la barca, vabbè, deve essere coraggiosa per affrontarli. Madmat che dice, posso dire che il titolo è fuorviante? Carcassonne, Rio delle Amazzoni. Però è giusto, C'è il rio. Sì, e noi tra l'altro arriveremo poi in fondo. Come vedete, questo bellissimo pezzettino, presente anche nel gioco effettivo, permette, una volta che si sono finite le tessere, di, in maniera totalmente inutile, piazzarlo alla foce del fiume, del rio, e fare una classifica su chi è arrivato primo, secondo o terzo in velocità. E gli altri morti mangiati dagli altri. Gli altri, come al solito, non fanno punti. Quindi 7 punti il primo arrivato, 4 punti il secondo, 1 punto il primo, il terzo. Attenzione. Come si piazza, scusa. Dio! No! Ma facciamo finta che abbia funzionato. Facciamo molta finta che abbia funzionato. Cazzo. Molto bene. A quel punto ovviamente verranno calcolati i punteggi finali e si vede chi vince la partita. Io stando qua mi sembra che noi giocheremo in... Cosa? Ci hai messo un po' di più di un minuto. Non lo so, ho fallito. Farò Arachiri. No. Seppuku. O Seppuku. Ok, scusa, quindi Bravo. Ma perché? 4 anni, eh? 4 anni. Io lo dovevo già capire 6 anni fa. 6 anni fa, io già lo dovevo intuire. Già lo dovevo intuire quando mi presentò e mi fece giocare The Rare Room Natura. Io dovevo capirlo lì, in quel momento. In quel momento. Ma ti ricordi quella giocata che abbiamo fatto a Modena? Non l'hai capito? Infatti no, però io sono masochista. Sono rimasto così e ho detto sì, cazzo, sì. Detto questo, come si sceglie il primo giocatore? In un modo io l'ultimo che è stato in barca. Oh signore. Non mi ricordo, non lo so, 5 anni fa la gita al lago di Como. L'anno scorso a Cos. Bravo! Vinto. E quindi Andre inizia per primo e ci toglie da questo momento di imbarazzo. Cosa devo fare? Sì, sì, ma qua ci sono degli elementi posizionati per barare, non va bene. Allora, quando avevo 15 anni circa. Tu vivevi a Genova? Vabbè. Cazzo, sono stato più volte io su una barca che sono di Milano. Vabbè. E allora, ognuno di noi ha una tessera, quindi così anche ce la possiamo guardare. Già? Sì. Ma a caso non prendere in mano, ma che merda. Eh? È una tra le due pile, è uguale. Ma scusa, quando è il nostro turno prendo... la prendiamo e via, no? E infatti. Va bene, dai, Andre, vai. Io l'ho già presa. Vai.
Girala, mostrala. Gira la ruota. Yeah, yeah. Oh, wow. Vedi il simbolo della barchetta? La vedi la barchetta? Sì. Ma è retroattivo, nel senso, se lui la posiziona ci mette adesso. È molto fastidioso, sì, tutto tantissimo. Ciò. Che sofferenza. Ma se adesso ci mette il suo meeple, la sua barchetta, sì, fa un passo? Sì, se ci mette il suo meeple, la sua barchetta fa un, farebbe un passo in più. Ho un'altra domanda, come si chiudono gli affluenti? Gli affluenti si chiudono con delle rocce, ci sono delle rocce che sono le sorgenti da cui escono. No! Ti giuro, sì, no! Anch'io... Io mi immagino quando ho dovuto fare il design di questo gioco e ho detto: scusa, ma come li chiudiamo gli affluenti? Roccia. Ma una montagna. Davvero? Roccia. Luca, tocca a te. Noi che colore giusto siamo, tra l'altro? Sì, noi... Perché Bernie sicuramente è il bianco. Bianco. Allora facciamo il giallo? Giallo. Come? Giallo. Tra l'altro, vedi? Vedi, lo sapevamo, non c'era bisogno di perché dircelo. Perché hai tolto due colori? Non siamo in... Ah, ma noi giochiamo insieme. No, è vero, giochiamo finché non crasha la partita, giochiamo separati. Quindi vado prima io. Quindi io sono... Al contrario. Ecco le rocce! Ecco le rocce! Yeah, che bello! Che da queste rocce ne partono... letteralmente ti dice se è finito l'affluente. Ah, okay. Chiudono il passaggio. Io... Però, ma io sono, io la faccio semplice, io metto tu qua. Tu vuoi fare 4 punti così. Esatto, metto qua, è chiuso, 4 punti, mi riprendo l'omino. Come è chiuso? Ah, te lo riprendo. Sì. Ma non è chiuso? Sì, sì, il villaggio è chiuso. Ah, il villaggio, ok, no, pensavo l'affluente. Vai, questa è la tua, Sara. Oh, hai pescato quella speciale. Cos'è? Quella del rio. Non ha il punto esclamativo, mi hanno mentito. Ma non ha il punto esclamativo. Mi hanno mentito potentemente. Ma quindi devo prendere o non devo prendere l'aggiunta? Ah no, fermi. Questi aggiungono, devono essere per forza messi sul rio, ma non ti fanno mettere questa tessera speciale, scusate. Ok, allora non è che io abbia molta scelta. Puoi scegliere il senso. Il verso, se ti cambia. Confermi con l'affluente verso il basso. Mettere il meeple sulla foresta. Sulla foresta o... sì. Metti questo e scegli. Questo è il villaggio. Vabbè, sì. No, lasciamo pure così. Che non si capisce niente! Cosa? Metterlo anche sul quello villaggio. È l'inizio di un villaggio? Sì, con due ceste di frutta, tra l'altro. Mm-hmm. Villaggio ricco. Ci vuoi mettere il meeple? Sì. Nessuno ci potrà mettere un altro meeple. Ma cosa? Io sarei marrone. A meno che può fare, però io non sono marrone. Sei... Unire i villaggi che sono staccati più tardi, allora si può fare. Ah, ma quindi sono viola. La maggioranza. Sì. Ma se invece che lì lo metto sull'affluente con la barchetta, la mia barchetta avanza solo di uno, però è un po' sfigata al momento questo affluente, non ti dà molto. Ma io non volevo quell'affluente, infatti. Dove mettilo sul villaggio. Sei sicura? Sì. Va bene. Bernie. Un altro. Va bene. Là. Ma quanti animali? Quanti animali? È piena così. Cosa? Dove piazzi il tuo meeple? Chissà se crasherà, ragazzi. Lo scopriremo. Lo scopriremo ma in diretta. Ma fatto male, ma... Tocca a me, quindi? Sì. Tocca a lei. Ho sentito questo pathos. Fuck me. Che è successo? Oh, fuck me. Però non è chiuso. Non è ancora chiuso, però immagino ci voglia piazzare. Ehi là. Va bene, tocca a me. Ma sul serio 24 pagine di regolamento per questo gioco? Ma sono tutte valide. Chi ha detto che sono 24 pagine? Scusa, Bernie? Scusa, ho aperto il coso, sono 3 di 24, 4 di 24. Sono 8, sono 8 pagine. No. Ah, madonna. Ah, no, perché c'è in tutte le lingue del mondo. Ah, un'altra lingua questa.
Mamma Holly, lo sai che sapete cosa? Io ci vedo già qualche cosa. Cirillico. Sì. Sai che ho dimenticato cosa fa la casetta? La casetta a fine partita per ogni animale nella foresta che controllo faccio un punto. Questi sono 3 punti. Ma scusa, tu non l'hai detto, non si possono mettere tessere oltre questa linea. Scusa? Cosa? È scritto sul regolamento. Quale linea? Vedete dove finisce il fiume? Oltre questa linea qua non si può... Adesso si è spostata più avanti. Oltre questa non si possono mettere tessere. Ah, sì, nel senso che non possiamo andare oltre perché potrebbe oltre crearci casini. Sì, sì, scusa, non c'ho. Sara. Tira fuori. Villaggio con affluente. Se la metti vicino a... Indicami. Scusa, dammi il mouse. Ma bagno, ho sbagliato, ho messo l'omino ma devo mettere la tenda. Scusate. Perché? Ah, te volevi. Ah, sì, è vero. Ok. No, la metto qui, però vorrei mettere l'omino lì. Ma sì, dai, uscirà prima o poi qualcosa. Ok, quindi metti l'omino? Sì. Metti l'omino sul fiume, la tua barca si muove immediatamente di uno. Ciao Andre. Ciao. Bernie. Ma qui non si attacca più. Ah sì, ok. Minchia, le palle. Quante emozioni. Ma che schifo. Non so perché sono uscite. Che palle. Dovevo metterne di meno, anche perché tra un po' è finito il... Farò così. Però sono una marea di punti. Per chi? Eh beh, per chi sarà primo. Vai Andre. Ah sì. Scusate, mi sono emozionato. Perché è diversa? Qui. Vai. Qui. Bas, se lo metti lì, questo tuo mipo rosso automaticamente ti fa muovere la barca di uno. E poi potresti mettere il tuo meeple da un'altra parte, o rimuovere la barca, o mettere una cosa nella foresta, una capanna nella foresta. Perché qua ce lo devo aggiungere. Dovresti aggiungerci un meeple. Ah, vabbè, mi conviene farlo qua, però lo faccio così. Ok. Beh sì, e anche perché sennò mi davi punti. Esatto, questo lo metto di qua, quindi In realtà è indifferente, no? Però avanzi di uno con la barca subito, okay, e poi devi decidere se mettere un meeple, una casetta, o avanzare di uno con la barca. Ma il meeple lo devo mettere per forza sulla casella che ho appena messo? No, no, devo mettere dove vuoi. No, sì, certo che sì, non puoi mettere dove cazzo vuoi. Deve essere su questa tile, o è nella foresta o nel fiume non può, quindi l'unica cosa che può fare è mettere la tenda. Allora mi sa che prima con la mia casetta ho fatto una mossa sbagliata. Ma chi l'ha studiato il regolamento? No, il meeple si mette sulla tessera che si è appena messo. La casetta è sicuro. È uguale. Allora ho fatto un errore. Sei sicuro? Scusa, cosa c'è scritto? Ho fatto un errore, scusate. Ma sei sicuro che sia un errore? Perché no, hai ragione, mi sono emozionato tutto, scusate, c'erano così tante... Io avevo messo questa, quindi... No, non avevo messo questa, io quale cazzo ho messo? Questa qua di merda, brutta lui. No, sai cosa? Ci va a fanciuffolo, ci riprovo la casetta. Vai. Beh, ce ne sono due di animali. Potresti adesso quindi te metterlo nella foresta, Andre, perché devi decidere cosa mettere qua. Tra l'altro, se rimetti la tessera come l'avevi fatto prima, esatto, in modo... Meglio, dai, lo fai. Bello, c'è già 4 porci con la foresta. Faccio così. Cos'è che ha? 4? Porci. Sai qual è il problema? È uguale. Il problema è che è uguale. Non cambia niente. Cioè, perché non avete fatto almeno delle combo di tipi di animali? Che valgono doppio, tipo triplo? No, niente. Andrea ha fatto, tocca a me. Magari questa volta senza barare. Magari.
Vabbè, ma scusate, è facile, è semplice. E io mi faccio, metto e subito faccio i punti, faccio 4 più 2, 6 punti. Ah, io non li sto contando. Ah, non li devo contare. No, no, il fiume è... Esatto, o quando chiudi il fiume. Per il prato, invece? Cioè, è solo a fine partita. Ok. Cos'è questa cosa? È un enorme villaggio. Le belle tessere che trovate, però... Se lo metto qua... Hai chiuso Bernie in una foresta minuscola. No, aspetta, forse no, perché in realtà prosegue a lato. Là. Però c'è un affluente, quindi è un po' una merda. Sì, ma io dico, potrò chiuderlo il villaggio? O devi trovare la tessera giusta, un po' come questa. Ma dici che la trovo? Me la rischio o non me la rischio? Vedi te. Ci sono tante tessere in Carcassonne. Me la rischio, dai. E muovo la mia barchetta. Ah, non vuoi metterci... Ah, giusto. Ce l'ho già, l'omino lì. Cosa è vero, quindi muovi la barchetta, vai. Ce la puoi fare. Sei riuscita a metterla giù. Bernie, è affondata. Dottore. Affondata. No, rimarrà così. No. È eterno memento della tua incapacità nel nuotare. Allora, c'è un tucano, un cesso di frutta di cui uno è mutante. Posso dire che quella barchetta mi era sembrata un barbecue. Qui, Bernie, qua. Ma tu non suggerire! Ah no. In realtà è un'ottima mossa quella che ti ha suggerito. No, beh, no, in realtà, no. Ma se io metto un colpino, da 1, 2, 3 avanzamenti? Cazzo, no, 2. La... 2. Vabbè, boh, meglio che... Anche di qua sono 2, tecnicamente. Sì. Se faccio così, sono 2. Quante emozioni. Ma... Allora, in realtà le vibe sono esattamente quelle di Carcassonne. Come tipo di gioco. Il fiume può essere una cosa carina. È carino e allo stesso tempo noioso, perché quando ti capita la tessera che devi mettere lì... Gne. Oh, non lasciatemi indietro, bastardi! E tu stai facendo punti. Grazie. Io sto facendo un'altra strategia. Prego. Oh, Luca sta facendo una strategia? Che cosa vorresti insinuare? Ragazzi, le tessere mi dicono di continuare il fiume, è un affluente. Cioè... Avanzi di 1. Non è che posso... E devi decidere se avanzare di 1 con la barchetta, mettere un altro villaggetto o un meeple magari su quel villaggio sperduto. Ma potrei anche provare. Ma scusa... il villaggio lo posso mettere un secondo? No, non ha senso metterlo un altro qua. No, non puoi. No, non puoi. Non puoi. Dove, nei territori di altri villaggi. Ok. Sì, ma dillo meno aggressivo, Bernie, per favore. Metto un meeple qua. Ma scusa, ma quando ho finito i meeple cosa succede? Eh? Che l'hai finito? Se non chiudi una strada o un villaggio che te li fa riprendere, non ne hai più. Però puoi far avanzare la barca. Ah, veramente? Questa cosa in realtà secondo me è carina, ed è più carina del vecchio Carcassonne. Perché cioè dell'altro Carcassonne. Hai sempre una mossa, sicura. No, Bernie? Carcassonne è il mio gioco preferito. Tu sei un ipocrita. È il mio gioco preferito. Ma sono tutti tu sei un ipocrita di merda. Finito. Cosa hai fatto? Ho tirato avanti la barca. Madonna, non ha una barca, ha un motoscafo lui comunque. Io sto ancora accendendo invece. E però ragazzi, io sono Madonna. Per favore, cosa? A me questa tessera. No, col Kaiser Guglielmo. No, ma tanto non potrei usarla. Io chiudo un altro villaggetto, che dite? Chiudo un altro villaggetto. Ma sai che è una merda sta tessera. In questo momento per me sì, un sacco. No, non è vero, qui. Ma no, non è mio. Andrea, no. No, c'è l'affluente. C'è l'affluente? È un villaggio qua.
Sono 4 punti. Sono 4 punti. Oh, ah, oh, sono 4 punti. E buttali via. No, quello sì, Ah, se faccio così, rompo tantissimo il cazzo a voi. Non credo che sia fattibile. Io non posso più chiuderla quella roba lì. Vai, metto e lo tolgo, sono altri 4 punti. Non, non 14. Credo che esista una tessera così. Sara? Comunque, Luca, tu sei dietro con la barca, ma sei avanti con i punti. Sì, perché io sto facendo il capitalista da casa. Andrei, ci sono le tessere che possono chiudere quelle robe lì. Sì. Quindi, aspetta, avanzi di uno, sì. Esatto. E cosa fai? Avanzi di uno, metti una... Oh, no. Non volevo. Metto una capanna? Casetta, sì. Metti una capanna? So che c'è solo un animaletto, però... Ci credi duro che migliorerà. Perché? Non lo so. Vai, cos'è? Oh. E poi sto civilizzando la mia zona. Va che fa 4 punti. È andata bene. 6 punti. 6 punti, è vero. Alt, control C, control V... Ho detto alto. Ma ci c'ero anch'io! Ma c'ero anch'io in quella foresta! Esatto, ma che brutta merda! In che senso? Che è successo? Mi ciula la foresta, mi ciula! No, non è che ce la ciulo, è che per noi non varrà un cazzo! Cioè, o no, per noi varrà, è per gli altri che non vale! Sì, non capiscono! Guarda, con la chiusura! Incredibile! Non si può mettere. È quello sbagliato. Puoi metterlo qui, effettivamente recupereresti questo meeple e faresti 1, 2, 3, 4, 5 punti. 5 punti, perché vale anche il collegamento con il fiume. Davvero? Cioè... Allora 6 punti. No, scusa. C'è la frutta, è vero. C'è la frutta. 6 punti. 6 punti. E ti riprendi il meeple. Devi mettere un meeple intanto. O no. Ti faccio avanzare io. Beh, in questo devi... Non l'hai fatto avanzare però. Cosa? Ho fatto 6 punti prima. Hai ragione, dovevi farlo da solo. Allora, in questa tessera ovviamente non puoi più metterlo sul fiume perché l'hai già chiuso in realtà. Esatto. Puoi metterlo sul villaggio, puoi mettere una casuppola. No, non puoi mettere la casuppola. E, o avanzare di uno con la barca. Avanzo di uno con la barca. Niente. Luca, dobbiamo andare a unirci alla foresta di Andre. Porco Giuda. Sì. Perché fai così? Gliela dobbiamo colonizzare. Vabbè, ma minchia. Va bene, ho capito che questa è la mia strategia, però calma. Mannaggia, attaccalo al mio villaggio. Ma no, ma perché ti devo dare punti? Guarda, c'ho qui l'affluente. Ma perché ti devo dare punti? Ma perché peschi sempre la mia tessera? Ci sono 2 pile e tu peschi sempre la mia. È vero. Che rimetti la posta. Ho pensato per 3 turni il rio di merda. Non mi lamentate. Se io la metto qui. No, mi inculo da solo. E non dovrebbe essere buono. Ma secondo i punti di vista. È vero, è innegabile. Vuoi allungare il mio fiume? A parte che non c'è nessuno qui, quindi. No, dall'altra parte. Lo rivendico come mio. E avanzo di uno con la barca. Brrrr. Veramente Sara, da quale pila vuoi? Quella sopra. Parte... Ah no, non potevi. Sì, no. Che senso? Volevo chiudere il mio villaggio, ma non posso chiudere il mio villaggio. Chiuderò quello là. Quale? Questo? Sì. Aspetta. Questo o quello sopra? Vero? Ma se invece la uso per aumentare di là, ci metto... No, chiudo il villaggio, mi faccio 4 questo? Punti. Sì, quello. Va bene, fai direttamente 4 punti perché ce lo piazzi dentro. Quanti punti fanno invece le foreste alla fine della partita? Per esempio, in questo, facciamo nel caso, Andre, per esempio, questa foresta gli farà 3, 4, 5 punti. Ok. Ma scusa, gli animali. Punto esclamativo!
ero io, potevo non pescarlo. Guardate che bello il punto esclamativo. Guardate che bello. Vaffanculo. Devi scegliere una di queste, di queste quattro tessere e piazzarla. E figa, allora. Uè, allora. Uè, allora. Cazzo scendo. Cioè, se metti più caimani, coccodrilli, cosa sono? Se metti caimani, avvantaggi. Più caimani metti, più avvantaggi Andre in questo momento. Ma si calcolano subito o a fine partita? Non mi ricordo. Si calcolano subito o a fine partita? Subito? Allora, guardiamo. Quindi io prenderò dei punti. Io non prenderò nulla invece. Potrei e la sto per buscare potentemente. La sto per buscare potentemente. Boh. Mi sono appena reso conto che faranno una mare, uno sfracello di punti. E quindi porco Giuda. Questa ok. Non è magnetizzata. Va bene, a questo punto, Bernie, devi scegliere dove mettere il tuo. Poi calcoleremo l'andamento del rio. Ah, ah no, aspetta, non posso, non devo metterla così? Puoi metterlo in entrambi i sensi. Però così avvantaggio giustamente chi è primo. In che senso? Andre. Perché i caimani vanno al primo. Sì, se vuoi avvantaggiare chi è... nel senso, comunque Andre farà tutti i punti, perché lui farà sia i caimani che i piranha. Ma se volete fare qualche punto in più voi, vi conviene mettere piranha. Eh no, ma se adesso li contiamo mi conviene mettere tutti i caimani, perché io sono fuori dal conteggio, perché sono terzo. Sì, è vero. Un se attimo. No, posso, non posso non mettere nulla, avanzare, sono pari merito secondo. Amazon score... puoi avanzare, vero? È vero, pari merito secondo, cosa si fa? Pari merito secondo si dividono i punti. No. Ok, allora... Io voglio dividere i punti, quindi andrò per questo. Perché? Così? Oppure così? Allora, no, fermi un attimo, perché ho letto meglio una cosa, scusate. Perché qui dice... Dove stai leggendo? Caimani e piranha sono, possono essere visti sul fiume dell'Amazzonia. Il possessore della barca che sta scendendo, che è più lontana, il primo, quello in prima posizione, prenderà tanti, tanti punti quanti sono la somma dei caimani e dei piranha decipted dipinti sulla plancia. Esatto, just played, sì. Tutti, minchia, saranno un sacco. Sì. Il possessore... No, no, Just Played, giocate in questo momento. Just Placed. Quindi le altre non contano? Ogni volta che piazzi si conta? Perché nel caso ho sbagliato a leggere tantissimo una regola. Ah no, aspetta, in effetti sì, Just Placed. Cavolo, allora quindi... ho sbagliato tantissimo a leggere questa regola, scusate. Ah, il singolare. Questa volta, ogni volta che abbiamo messo giù questa, avreste dovuto fare dei punti. Ah. Però ragazzi, io so perfettamente che Andre è sempre stato il primo. E io seconda? No. Sono stata seconda per un po'. Per un pochettino. Sì, sì. Allora, Andre sicuramente ha fatto... Dovremmo fare i punti ogni volta che io piazzavo. Pensavo solo con questa tessera doppia. Ho sbagliato io. 3, 6, 9, 12 punti per Andre. Da prima, segnati 12 punti, Andre, grazie. Ok. Poi, secondo me... 2, 4, 6, 8 per 3 almeno credo, sarebbero, diamo 6 punti a Sara e 2 a Bernie. Sara sei viola, giusto? Sì, quindi sì. Va 10 e Bernie ne fa 2, quindi va 8. Ok, adesso col punto
esclamativo. Una volta non sono stata prima parimento col pantosis, Andreo, forse era troppo non presto. C'era niente, non c'era niente. E adesso 4 più 1, Andref sicuramente fa 5 punti. La questione è che dopo che hai piazzato, fai subito il conteggio. Quindi, Bernie, tu non puoi adesso muoverti per avvicinarti ad essere in seconda posizione insieme a Sara. Allora, okay. Forse vuole cambiare tessera. Perché? No, perché, scusa, non posso? Perché il conteggio si fa prima. Si fa prima? No. After prima piazzamento. Sì, il problema è che, almeno da come è letta qui, viene dopo. No, after precedent, dove è scritto, scusa? Instead of regular scoring, quindi al posto del regular scoring, fase di regular scoring, che viene dopo il piazzamento, io posso piazzare. Instead of... Va bene, quindi cosa fai come tua mossa? Immagino avanzi di uno. Allora, aspetta, il... Se ci sono più barche prima li dividi, seconde, li i dividi. Giocatori a pari merito fanno tutti i punti dei loro rispettivi, delle loro rispettive posizioni. Quindi non li dividiamo, li facciamo tutti. Ok. E comunque io avanzo. È che sta cercando di sabotarci perché lui è ultimo. Quindi, Andre ha fatto 5 punti, li hai segnati, giusto Andre? E sia Sara che Bernie fanno 4 punti. 14. E Bernie va a 12. 3, 4. Visto che io sono l'unico stronzo che non ha fatto punti, avanzo gratuitamente di uno. Ah, oh, così è dato da regola. È proprio la pacca all'ultimo sfigato. Va bene, esco una tile. Aspetta, ma quindi saresti avanzato di più di con i cosi prima? Beh, l'affluente, dai, vai con la... che affluenta. Che influenza. Cosa? Inizio questo. Lo stai chiedendo a noi? Comunque credo che i 15 minuti siano passati. Sì, decisamente non è crollata la... Sì, o questo. Così avanzi anche di uno. Sì, dai, mi piace avanzare. Ho visto, va come ci guarda dall'alto della classifica. Maledetto! È tutto quello che desidero. Quindi chiude e ha due villaggi, ma... No! È quella che servirebbe a voi! Ne serve pure a me. Non ci credo. Il fatto io è che... Io me ne vado, ragazzi. Io me ne vado. Perché? Perché? Potrei fare una roba del genere? Cazzo, sì! Guarda che bello! Vadi! Non lo chiuderai mai. Me la stai mandando? Vabbè. Io ti maledico, la scelgo io. Va che bello questo fumeciattolo. Va che bello. È un frutto e due animali. Ma in realtà se te lo metti qua vicino alla tua foresta. Dov'è la mia foresta? Di là. Qua. Me la giri. Magari se ci metti sopra il... Così? Sì, con la... Bernie! Così la vuole! Ah! Non è possibile! Così! Esatto, l'avevo già messa! L'avevi messa! Va bene, quindi... Non fare. Piazzi... Aspetta, cosa fai? Avanzi di uno, piazzi... No, non puoi piazzare niente, quindi avanzi solo di uno. Sì. Va bene. Ciuff. Non fa ciuff ciuff la barca. Fa... Come fa? Pop. Fappo? Non credo. Secondo me ma sì. Perché? Tutte mi vanno bene, tranne quelle che pesco. Sara, io non mi lamenterei se fossi in te. Stai per fare 4 punti gaglioffi? Non posso. No, è vero, non puoi. Qua sopra. Guarda. Qua è vero, qua sopra sì. Che schifo. Oppure puoi metterla lì. È vero. Però è meglio là sopra. No. Qua può sperare di fare più punti. Oppure.
Va come sta cercando. Cosa fai? È il mio fiume. Ma che me frega se è il tuo fiume. Io lo metterò in villaggio. Va bene. Tocca a Andre. Perché l'hai fatto? Non capisco. Ha più partite di noi. In realtà i piranha non attaccano quasi mai gli umani. Sono animali particolarmente timidi. Però infatti è per questo. Li guardiamo e siamo molto contenti. Però io dei... Stessa cosa i caimani. Ani erano gli indigeni a cacciarli per la loro carne prelibata. Perché? Ha scritto lui. Stessa cosa. Caimani, i caimani, che... ani, erano gli indigeni. Madman, ti è sfuggito un ani di troppo. Comunque se penso ai piranha io mi ricordo di Tomb Raider... tre o quattro, non mi ricordo, che c'era un T-Rex che lo calavi nella gabbia dentro il fiume con i piranha, poi ritiravi sulla gabbia e c'era uno scheletro. 4 punti, anzi 5. Cosa? 5 punti. Perché ha chiuso qua il villaggio. 1, 2, 3, 4, 5. Ragazzi, il piranha è la femmina del piranha nell'antica Grecia. Cos'è? Eh? Non ho capito. Il piranha è la femmina del ragno nell'antica Grecia. Re. Glielo ha mi faccio le male perché avevo meritato a noi. ok allora ho capito che si fanno un sacco di punti. Dove? Però potrei chiudere qui. Cioè potrei fare questo sminchio di... ragazzi, voglio un villaggio a quadrato. Porca puttana. Ci speri. Io ci spero un sacco. Sara, con la te serviva a noi. Vai. Ma anzi, io la aspetta. Voglio chiudere, e non metto, voglio dividerla con te. Metto qui, così faccio comunque uno di movimento. Sara, quale pila? Quella sopra. Giuro che la butto. Gira. Sta stera di merda. Madman ti ha dato un doppio ano, perché ti devo dire. Uff, quello che volevi, vero? Però è interessante. Beh, chiude il fiume, non è male. Se la chiudi dall'altra, immagino. Se la chiudi dall'altra parte, fai più punti. Così. Perché? Perché sì. Hai un animale in più e in più ti muovi in uno gratis. Ah, è vero, sì, scusa, pensavo facesse quindi, parte della testa. Ti muovi di uno gratis, va bene. E fai 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Sì. Non c'è 7, c'è anche 8, c'è doppia frutta, quindi 8 punti per Sara. 22. Minchia. Ti sto raggiungendo. Ma perché è una vecchietta? Il mio minuto è salvo e posso piazzare qualcosa. Fammi vedere cosa c'è giù. Questa foresta qua già è mia. Quell'altra foresta c'è solo un macaco. Se vuoi andare da quel singolo macaco è mia. Se no ti metti su un fiumiciattolo, altrimenti avanzi di uno. Avanzo di uno. Va che vuole raggiungerti Andre in tutti i sensi. Sì, io peschierò il rio. Vai. No. Troppo. Allora, qui si aprono delle prospettive interessanti. Questa la volevo io. Non è vero. Beh, sì, è vero in realtà. Potrei fare quindi? 4 punti. Scatarro. E mi scatarro 4 punti. Che schifo. Ma perché lui si scatarra i punti? Comunque, Sara, ti ricordo che in Tomb Raider c'erano anche T-Rex, Velociraptor e demoni atlantidei. Non mi sembra molto attendibile. Sì, Andre, tocca a te. Però ci sono cresciuto. Sara, dove sei andata con la barca? Vicino a te. No, eri qua. Hai fatto uno gratis. E poi ha avanzato. E poi? E ha scelto come mossa di avanzare. Esatto. Andre. Non è mica tu il fiume. Ah sì, è vero, è vero. Andre, pesca la tessera. Non è mica tuo il fiume. No, è mio il fiume. Oh, bravo. Ecco, l'ho pescata io, porca troia. Comunque, merda. Madonna, quindi fermi. Che brutta. Allora, forma, farete però, tre punti, sia Andre che Sara faranno tre punti. Quindi,
31 e da 22 a 25. 25. Io e Bernie, che siamo in seconda posizione. No, stiamo sbagliando, perché prima Andre può posizionare il meeple. Ah, quindi potrebbe avanzare di uno se scegli di avanzare con la barca o di posizionare il meeple sul fiume e avanzare. Perché è vero. Fa più punti lui e ne toglie a tutti noi. È vero. Perché? Toglie, sì. Beh, perché tu fai 3 punti, io ne faccio 2 e loro ne fanno 0. In questo modo invece sia io che te. Siamo di 1, vabbè. A noi no. Ah, sì, vabbè. Vuoi avanzare, Andre? Tanto sono sempre 3 punti comunque. Aspetta, potresti anche mettere un meeple tipo qui se vuoi iniziare questa strada, questo fiume. E finirla subito lì con una bella curva. Minchia, è vero. La merda, scusa, ignora il mio suggerimento. Io avanzerei di uno con la barca. Ma se metti un fiume... È vero, sono appunti facili. E in questa partita, visto che li recuperi... Ma... Sì, però un fiume non so che parte dove... da qui e finisce lì... Fa 3 punti. Vale come chiuso anche se non c'è un sasso. Certo. Okay. Cosa fai, Andre, quindi? L'abbiamo mandato in paranoia. Andre, avanza di uno. Mettendo il meeple. Metti il meeple sul fiume. Metti il meeple. Ma non giocare per Andre. Trust me, metti il meeple. Sì, ne varrebbe la pena, però... Vabbè. Però cosa? Trust me, I am. Quindi, avanzi di uno con la barca. Quindi, tu hai segnato i punti giusto. Sara, mandiamola indietro di uno. E voi restate dove siete. Non è vero, perché io e Bernie avanziamo di uno con la barca. Oh. Sì, cazzo! Siamo nella scia, siamo. Siamo nella scia. E tocca a me. Quella è la mia fila. Me. Cos'è? Off. È un trick. Ah, questo se lo faccio ti chiudo e ti tolgo punti. Come gli togli punti? No, no, li dai, glieli dai. Però potrei mettermi sull'altro. E 2 punti invece che 3. Perché qua no. La cosa buona, Luca, che tu puoi fare. Vabbè. Cosa? No. Se io faccio così, 2 e avanzare. Io faccio 2, avanzo e Andre fa 2 punti e non 3. Sì. Ma dai, non è male, lo piazzo e lo recupero subito, quindi avanzo di uno con la barca. A te piace faccio pensare due recuperare subito. Sì, faccio. Faccio 2 punti, 1-2 e anche Andre, te li aggiungo io? Sì, 1-2 e recupera pure il tuo meeple. Il meeple. Scegli la pila. Sotto. Bello. Come scusa? Ma perché sarebbe bello? Non lo so. Per Andre sarebbe bello. Si chiuderebbe il suo villaggio. Non ci piaceva fare bene. Quale ha? No, qua non può. C'è un fiume di mezzo. È vero. Questo villaggio è stato costruito con un piccolo problema di urbanistico. Ha messo lì il fiume. È un bastardo. Io ho perso un meeple. Bastardo cosa? Perché l'hai voluto mettere lì? Perché ha detto era una buona idea. Titta. No. Cosa? Ma porco, tu devi stare. No, come cavolo fai? Ci mettiamo il meeple? Sì, ce l'ho metto. Va bene, Bernie. Boh, pesco da sotto, sempre pescato da sopra, sempre pescato la merda. La merda più totale, va bene. Quasi. Puoi chiuderti il villaggio. Esatto. Sì, posso chiudermi il villaggio e rendere impossibile per te di chiuderlo. È vero. Cioè, ma è impossibile, no, ci sarà una tessera che va bene. Forse. Secondo me no. Ma diventa molto più difficile. No, è impossibile. Deve essere una tessera con la chiusura di un villaggio, la chiusura di un fiume e il resto foresta. Sì. No, beh, ce ne sono poche, ma ce ne sono. Perché non vuoi fare questa mossa bastarda? Ma come fai a saperlo? Io l'avrei fatta. C'è in fondo al regolamento tutte le tessere. Andiamo a vedere. Bernie, fallo pure, io l'avrei fatto.
Senti, lascia. No. Io farò così. No, Non puoi. no, non così. Così. Ok, e ci piazzi il tuo penultimo. Il mio sganasso. Va bene. Andre. Qualcuno che mi sta disturbando in modo devastante. Olla! Una curva di un affluente. Oh, hai pescato una curva, Andre! Quindi Ah, no, è già stato fatto prima, però non è la vero. piazzi qui? Beh, avanzi di uno, però poi cosa fai? No, Avanza di uno, mica male, scusa. effettivamente restare in prima posizione ti sta facendo fare una marea di punti, eh. Rispetto a fare schifo, sì, effettivamente. Te lo diciamo io e Berni dal nostro po ultimo posto condiviso. Ma tu sei più avanti di me, cosa dici? Guarda sul tracciato, idiota, dei punti. Ah, su questo, sì, ma tu hai battuto i punti per altre cose. Allora, Punti in speranza. Punti avanzo, va bene, speranza, metto esatto. così, metto qua, avanzo di uno Va bene. e avanzo ancora di uno, dai. Me. È perché è un corridoio, quindi vado più veloce. Sì, cazzo! Ma tu Ma sei... va che cu... Ma Cioè, no, sei baciato dalla ragazzi, rottura. Minchia. che culo, devo decidere dove piazzare il mio, potrei piazzarlo qui, un doppio, quanti ne ho ancora? Ma su Luca avanza di uno Uno. con la barca, che cazzo lo metti Sai che c'hai ragione, lì? Ma sì. voce nella mia testa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ci vediamo Berni. Minchia, è un botto. Sì, rifacciamo la 16 partita. più 13, 29. Ma vai a quel Tantissimo, minchia. paese. E mi riprendo pure Ma questo. Non la testa. che culo, cioè. Vuoi darmi la tessera? Me Quale scegli? Poi lo scegli tu. È non ti lamentare, quello che avrei scelto. No, infatti. C'è qualcosa di chiudibile? sei il viola? Comunque, Io tu sono il viola. qualunque parte avessi scelto avresti preso la tessera Sì, triangolare. È infatti! vero, Beh, è puoi. incredibile. Porca Sara, perché te scendi con il mouse tirando? Che fastidio! Giralo dall'altra parte. Dall'altra? Perché Sì, non vuoi ancora. Esatto. darci il caimano? Il tucano? È Ha mio quel senso. tucano. Ha senso. Cosa fai? Avanzi di uno con la barca piuttosto che. Avanzo di uno con la barca. Avanza, me. Berni. Medmat, il Ancora. rimontone. Uff. Beh, Che merda. qui c'è una Che doppia barca se ti merda. ricolleghi. Che merda. Vabbè, meno. Merda. Però lì è il tuo. Cos'è? Ah no, ma chi è il giallo? Il Sei tu. giallo sono io. Perché io ho Cioè, se scelto mi un vuole colore. avvantaggiare, Berni. Io Io ho scelto un colore bruciare per gli noi e ultimi poi con te lo sei così, ma che preso schifo. Non bruciarlo. Non gli do fuoco, cazzo. E questa è proprio una Berni, se lo tattica. metti qui, però avanzi di due, non è male. No, 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 no. Non posso bruciarmelo così. Non posso. Va bene. Metterò giù una tessera e avanzerò con la barca. Davvero? Allora ti conviene metterlo sminchiato in modo che nessuno lo sfrutti. No, ma mi aumento la foresta. Lino. La tua Diciamo foresta così. però. Così Sì. puoi, così puoi. La nostra foresta. No, non è E la vero. nostra, Io in esatto, questo. tra poco forse la nostra. In questo momento in realtà siamo separati ancora. Sì. E. In realtà per te forse è meglio. Perché?
perché tu fai due punti e faccio, ah no, sono anch'io a due. No, ti conviene unirla allora. Già. Ma in caso di unione i punti si condividono? Tutti si... e due fanno i punti, no, non si dividono. Okay. Non si dividono. Andrea. Non si dividono mai i punti in carta sola. È un sassoneoneone. Beh. Ci sta. Bello, molto bello. 1, 2, 3, 4, 5 punti. 4, 5. 5 punti, sì, dai. Ci sta. Easy. 5 punti. 38. È la mia volta. E mi ritiro. E devi decidere cosa fare, devi mettere un meeple, un villaggio o avanzare di uno con la barca. Oh, è vero. Beh, avanzo di uno con la barca. Mamma mia. È lì sul pelo dell'acqua la barca di Ander, non la tocca l'acqua. Sì, non sta mai ferma la barca di Ander. Mi sa che la fai tu la mossa. Io così che faccio attorno al globo che no, beh, tu hai quello. Scusa, mettitelo là così si ricongiunge. Sì. Avanzo automaticamente avanti di uno. Di uno. Sì. Per questo. E... inizia ad essere interessante questa forestucola. Quale forestucola? Che se questa è più interessante, ma c'è Bernie. Quello no, ci sei io. Te, ci sei te, scusa. Non mi riconosci. Avanza di uno. No, farò la casetta. Dove? Qui. Che animali ci sono? Tre. Ci sono due capibara e una farfalla. Darwin sarebbe fiero di me. Perché sai, conosci i capibara e una farfalla entra in un bar. Madmat, come il meme di Bugs Bunny comunista, la nostra foresta. No, Luca, i capibara entrano nel capibara. Aspetta, è quella tessera. Sì. Quella tessera. Girala. Oh. 1, 2, 3, 4, 8. Io provo. 10 punti, giusto? 11. Cosa? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Ah, no, avevo visto quell'altra frutta, ok. Quindi... No, 12. Perché? 12. Ah, 12. Cosa 12 c'era? C'era una doppia ciotola. Sotto. 12, 24 più 12, 36. Ma porca. Alle costole. E devi decidere, aspetta, Sara deve decidere dove piazzarsi. Se mi piazzo su quel fiume mi prendo l'avanzamento. Sì. Mi piazzo sul fiume. Va bene. Avanzi di uno gratuitamente. Sì, avanza di uno gratuitamente. Vai. Ma se io metto una casetta in una foresta che poi si unisce a una foresta dove sono io stessa, faccio due volte quei punti oppure li faccio una volta sola? No, mi sa che li conti solo una volta. Giusto, Bernie? Cosa? Cioè, se ti ritrovi ad avere due meeple nella stessa foresta... Due casette nella stessa foresta? Sì. Faccio due volte i punti o li faccio una volta sola? Aspetta. Allora, i campi, per ognuno dei tuoi campi conta il numero di animali nella giungla, no, conta il possesso del campo, quindi puoi avere due casette ma il campo è comunque uno. Io quasi quasi lo piazzo così. Aspetta, per ognuno dei tuoi campi conta il numero di animali nella sua giungla, quindi in realtà più casette possono essere nella perché stessa foresta. Perché la casetta foresta. È il campo. No, ragazzi, allora sì. Ok. Non esiste se c'è una specifica. No. Aspetta. Non esiste una solo foresta. Allora, non ci mi scambi di. Ok. Ma io ho messo un meeple in un punto stronzissimo, non mi ero accorta della di qua, sì. Della stertoia. Ti sei un po' fregato così però, Bernie. Perché? Non esiste una tile da metterli sotto.
Ma io non devo chiudere lì sotto, ma che cazzo me ne frega? Ah, non ti interessa. A me costringe a rimanere con due punti, mentre lui ne ha già tre e potenzialmente li può aggiungere. Ah, ma cioè si contano anche se non si chiude la foresta? Sì, sì, certo, assolutamente. Sì, sì. Ah, ok, ok, allora... Mentre... questa volta il tipo ce lo metti a... Dov'è? Ah, qua. Così avanzo di due. Bravo. Faccio uno, due. Così. Andre, mi pentirò di questa scelta, lo so, ma sicuro. Che stronzo. Ragazzi, ma che bello è stato il mio villaggio a stella. Ma perché mi fanno sempre i fiumi vicino alle mie città? Così. Perché storicamente le città nascono vicino ai fiumi. Che merda è? Per te in questo momento non è bello per c'è niente. C'è sempre quel pezzo là in cima. È vero, c'è sempre qua in cima. È vero, è totalmente trascurato da tutti. Se ti ci piazzi. Oh, anche quello. È così, è bello, sì. Carino. Sì. Carino, adesso è carino, adesso è figo, adesso funziona meglio. Ci piazzi i romini, allora. Su questo bel villaggetto. Cazzo. Sara Stonks. Sì, effettivamente prima ha fatto una mossa abbastanza Stonks. Sì. Quella è guadagnato 13. Mai come me che avevo guadagnato 16. Aia. State zitti, stronzi. Ma effettivamente Bernie, come si sta là? Sono di una sfiga devastante questa partita. Allora, potrei potrei chiuditi il fiume. Pazzesco. Il culo non pazzesco. Arriva mai due volte. Però io non sono sicuro di volermi chiudere il fiume, eh? Perché comunque quei punti a fine partita li faccio. Quali punti li fai? E... i fiumi non chiusi non possono fare. Sì, punti. Sì, a fine partita fanno, sì, fanno punti. Sì, fanno punti. Quindi in realtà per il momento quella non è male. Potevi dirmela. Questa è più regola. Stronza invece. Questa è un po' più bloccato sto tipo. Sì. Altrimenti sì. Io la faccio sul lungo. Sul lungo non prendo. E qui ne metto uno qui. Sul lungo e largo. E faccio un avanzamento. Lì, scusa. Beh, sul fiume. Sul fiume? Ma se li unisci fai punti, non fai doppi punti, o sì? Sì, sì. Se no, non la faccio. Ishtai, no. Ishtai ti dà un punto. Punto. Ah. Se il tipo non importa. Allora fermi. Cambia la cosa. Cambia la storia. Io sono così pentita di aver messo il meeple su quel fiume. Perché? No, perché allora a sto punto chiudo, faccio i punti e avanzo con la barca. Sì. Ha senso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. 7 punti. Davvero? Grazie. Hai due fronte. Ah no, uno è il villaggio. E allora, 6 punti, quindi 35. Mi recupero il meeple e avanzo di 1 con la barca. Sara, quale delle pile? Devo farlo con la mia mano. Io sono il rio vaffanciuffolo. Ti è capitato a te, così puoi salire su apposta. Puoi decidere se... da vai questo lato o da questo lato? Verso l'altro lato. Va bene, ma se avanzo non è che cambia molto. Fai un sono punto. Tutti coccodrilli. Beh, però fai un punto invece che darlo a me. Però effettivamente c'è un villaggio con la frutta. Che non ti trovo mai. E mangiatela tutta. Io mi avvento sui villaggi. Però puoi pensare di mettere la sua seconda casetta. Qua ci sono. Stavo pensando proprio quello.
Metto la seconda casetta. Va bene. Chiarisco, per me sono tutti maiali quegli animali, quindi è uguale. Mette la seconda casetta, sì, effettivamente per quello che serve di gioco. E a questo punto si contano i punti. Andre, tu fai 3 punti. Io e Sara facciamo entrambi un punto. Quindi e io avanza di uno, poi avanza di uno. E Bernie nella nostra scia avanza. Tocca a Bernie. Vediamo un po'. Guarda che carino. Che bello, non me ne frega un cazzo. 2 4 6 punti. Beh, giusto? Beh, meglio che una cosa più carina da chiudere, mi sembra. No. Beh, tua no. Non credo. No. Io non credo. Però non metto il meeple, quindi avanzo di uno. Va come sbrum brum brum brum. Ti sei segnato i punti? Adesso li segno. 22. Tocca beh. Ah, ad Andre, pardon. Fiume chiuso. Va che bella questa. Però con due animali. Porco sì, Giuda. Non aveva senso per me chiudere. Porco questa, Giuda. Cosa anche trovo? Metterla qua o qua. È uguale. Bello lì. Ti dà. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti. Uff. È uguale. Sì. E vado avanti di uno. Giusto, perché hai pure la mossa. Una derapata. Con una frutta. No, guarda Andre, gentilissimo, ma no, ho detto no Valsoia. Quella troia. Cosa? Sì, la metto qui. Quella è casa tua. Mi do 2 punti. Oh. E via. Se no, no, impossibile, qua non posso. Potrei darmi 2 punti. Che mossa cacco. Sì, però. No, guarda, non è brutta. Metti qua il meeple e ti prepari a fare un altro fiume. Perché no? Infatti, ci no, c'è già la pietra. E qui c'è un'altra pietra. Oppure avanzo di uno. Oppure avanzo di uno. A me il fiume sta piacendo, eh. La cosa del dover avanzare lungo il fiume. A me non sta dispiacendo. Però, sai cosa? Sono stato già avanti un po' troppo, quindi faccio così. Addirittura. Ho visto Andre da lontano, ho detto che emozione, mi sono fermato. Com'è l'argiasso? Quale vuoi? Sotto. Mannaggia la mossa. No, che palle. Sì, vabbè, è un villaggio. C'è un villaggio. Da che direzione? Due, porco due. Questa volta attaccala. Boh, cosa così. E avanzo con la barchetta. Così fai 2 punti. Sì. Ok, io pensavo avessi preso il villaggio. 2 punti anche a me. No. E Andre fa 3 punti. Ok, tocca a Bernie. Oh, pensiamo da sopra. A Bernie Benassi. No, che 2 palle. Sì, ma ragazzi, non si può giocare così. Dai, cazzo, che palle. Che 2 maroni. Guarda lì, 3 animali. È una mucchiata quella. Ma è tantissimo 3 animali. Sì. Scusa, quale tessera? Vado qua. Così avanzi anche di uno. Dove sono i 3 animali? Qua. Una farfalla, un tucano e un bradipo. Fai 2 punti, Andre fa 3 punti. E quindi io e te avanziamo? Io... Aspetta, prima non avevamo fatto punti. Io non avevo fatto punti, quindi avanzavo. Ero l'unico che non aveva fatto. Adesso avanziamo entrambi. No, come no, si sposta la mia barca. Stava sempre dietro, mi sembra giusto. Alexa, ricordamelo ancora tra mezz'ora. Va bene. Tocca a Andre. La risposta di Alexa è va bene.
sì. Oh, guarda che bella, quel bel sassone. Ti stiamo raggiungendo comunque, eh? No, non nella classifica, sul fiume. Voglio meglio precisare. Guarda. Cosa può fatto? Chiudersi direttamente il fiume. Cioè, così si mette, si chiude, avanza di uno, fa due punti. Fai così? Non sarebbe neanche troppo male. No, anzi, si è aggiunto altri... Sì. Si è aggiunto un altro animale, quindi... Faccio due punti e avanzo di uno gratis. Mannaggia, segnati due punti. No. Io non sono in nessun villaggio al momento. Che cosa fastidiosa. Tu sei un outcast nella foresta. Che cosa fastidiosa. Sono così abituato a essere nei villaggi. Quello da due è goloso. È goloso. Sì. È goloso. Delfino curioso. Esatto. Faccio così, così. Delfino goloso. Bla bla bla. Bla bla bla. Sara. Sopra. Di nuovo il rio. Metti il mipolo o avanzi? Avanzo. Se metti il mipolo qui avanzi e sei su un fiume. Sì, ma non le conviescono. Però ma è quello che hai fatto tu. Ottengo che avanzo, ma ho un meeple in meno e ho già un meeple sul fiume. Tu ne hai ancora due. Vabbè, come vuoi. Andre fa 3 punti, Sara fa 2 punti e Luca avanza di uno. Sì. Sara 2 punti. Uno, sì. Due. Io impenno sulla barca. <Ma no>. Tocca Bernie. Allora, è lungo questo rio comunque, Ma devo dire, un cazzo. Guardando allora, il tabellone da lontano è carino come la resa è molto caruccia, secondo me, del tabellone in generale. Non puoi. Cosa non può, scusa? Si è aggiunto un animale, il merda. Va bene. Oh, cos'è successo, Andre? Oh mio Dio! Il bello è che Andre è sempre stato in testa e non ha mai pescato lui le tessere Rio. Quindi non è dovuto neanche fare lo sbatti. Cioè, l'abbiamo fatto noi per lui lo sbatti. Ecco, le tessere Rio le odio. Pensavo fossero di meno. Pensavo fossero di meno. Sì, anch'io. Un po' troppo. Allora, metto... Ma dove ti sei messo? Avanzo di uno. Mai. Mai rimanere indietro. Ma porca! Ma no! Che palle, basta! Sono tantissime. Mamma mia. Mi lasci ultima. Ti lascio ultima. Tra l'altro, quelle col punto esclamativo... No cazzo sono. Chi ha ancora un villaggio? Solo Andre. Io. Ma porca. Credo di sì. Allora devo fare attenzione a non mettere. Però 3-4, 3-4. Madonna, quanti animali! Mamma mia. E cosa faccio? Ci metto il mio mipo. No, ne ho ancora uno. Avanza ancora. Ma devono finire tutte. Tutte. Porco due. E avanzo di uno. E facciamo punti. Andre ne fa 3. Io e Bernie ne facciamo 2. E io avanzo. 1, 2, 3. Ma sempre dietro resti. 1 e 2. Ti ho fatto avanzare io, Bernie. Grazie. Ok, tocca a Sara. Quale vuoi? Sopra. Cos'è? Bello! Doppio villaggio. Bello! Fammi vedere la zona. Dov'è? Io ho il villaggio lassù, ma non si può. No. C'è un villaggio aperto che si può...
chiudere con questo? Il mio, se vuoi. No. Qua sopra. Qua sopra. Qua sopra, questo qui. Però preferisco l'altro villaggio che ha più roba. Quale altro villaggio? Tutta. Questo qua. Quello è lì, esatto. Quindi come lo vuoi mettere? Altri mi sembra di no. Gira. Beh, per forza così. Per sì. C'è solo un modo per metterlo. Ci metti e lo togli. Quindi sì, 5 punti per Sara. 39 più 5, 44. E bello, tocca bello. A Bernie. Possiamo non pescare il rio? Ok, grazie. beh. Io ho meeple, quindi devo puntare sulle foreste. Sì, sei nella caccora. Sì, ma ormai sono abituato. Allora... Continuiamo l'incubo edilizio? Potrei fare così. Che incubo edilizio quel villaggio? Andre. Avanzato di uno, cosa hai fatto? E poi... Ah sì, bravo, è vero. Tra le due cose posso fare, lo facciamo. Fatto. Bella. Potrebbe anche essere interessante. Se non fosse che... Potrebbe chiudere questa se vuoi dare una mano a Bernie. Così. Assolutamente no. Me ne porto il cazzo, faccio così. 2, 4, 6, 7, 8 punti. Se vuoi dare una mano a Bernie e dare anche dei punti a Sara. 8 punti, vai. Ci sta scassando. 2, 4, 6, 7, 8, sì. Ci sta massacrando. Ah, e poi Andre, non avanzi con la banca, scusami, Ah, ma certo. Allora. Mannaggia. Ma io non mi ero accorta, ma è un tabellone senza fine. Fine. Quanti giri abbiamo fatto? Allora. Secondo me ci deve essere una limitazione sotto quel punto di vista. Ma porco, c'ho sto sasso di merda. Un pochino stufa. Sto sasso di merda. No, di solito il Carcassonne finisce le teste. È sempre finisce le teste. Ma forse non è che ne hanno fatte un po' troppe qua. È la stessa quantità. Limitati del tempo per via di Tabletopia, però... Metto qui, avanzo di uno con la barca. No, scusate, metto qua. Pescami la tessera? Sopra o sotto? Sopra. Un bel rio con degli animali e della frutta, però dove sono io non si può. Qua no. Dove sono io? Rio male che era vuota, Luca. Mamma mia. Sei un assassino. Vai, di cavi. Guarda lì. Questo è un fiume chiuso. Sì. Però, sì. Però che pro. Se lo metto qua. Mamma mia. È la mia foresta. Orco can, sì, assolutamente. E scusa, ma io non ho preso questo fiume. Sì, invece. Questo è già chiuso, questo è stato già fatto. È vero. Cosa faccio? Mi prendo il fiume o avanzo? Sì, o metti il mipolo o avanzi di uno con la barca. E avanzo di uno con la barca. Dove sono? Sei un po' indietro, infatti. Ma stai zitto te da là davanti. Preso bene la corrente. Ho il tempo di merda incredibile. Sì. Io rido per non far piangere. Sì, ti ringrazio. Avanzo di uno. Ma ci dividiamo il primo posto? Quattro punti a testa. E io faccio grasso uno. E io avanzo. Andrea, aspetta, sdraiati, sennò... Ci stai per doppiare, sdraialo per favore. Così. E Sara avanza di uno. Andrea, tocca a te. Incredibile. Tutte lui. Maracaibo? Maracaraibico? Caraibico. Ibis. Beh, io continuerei ad aumentarmi la foresta. Sì.
Perché non me ne sto zitto? Già ne è già avvantaggiato. Hai ragione, hai ragione. Cosa fai con la tua Apri la mossa, bocca. Andre? Ci metti un meeple o avanzi con la barca? Domanda superflua. Allora, intanto qua mi chiudo il mio... Ah, è vero. Qua mi chiudo. Uno, due, tre punti. Sì. Ma puoi anche non prenderli. Sì, in effetti potevo evitare. Beh, avanzo Umiliati. con la barca, ovviamente. Umiliatissimi. Il fatto è che non sta solo vincendo sul tracciato, ha anche la foresta più popolosa. Non lo so, può essere. Sì, credo di sì. Sì, credo di sì. Tu sei giallo, Io sono chiuditi il il giallo, fiume. mi sto... Quale fiume? Ma no, ma perché io Ah no, ho ma non voluto si vista chiude, scusa. divertente. Però faccio punti in più. E mi aggiungo un animale, mi piace. E Attenzione, avanzo hai di... aggiunto anche un animale, però vabbè. Avanzo anche di uno. La piantate di avanzare, mi lasciate Quale l'ultima vuoi? sotto. Madonna. Uguale. No, c'è un animale in più. Qui. Dov'è la mia foresta? Lì. E Questa là anche. anche. Però quel fiume te lo sei preso, Sì. Beh, maledetto. ma se vuoi farti... Guarda, Sì, ma c'hai non è anche qua, male. c'hai anche qua. Me la Ma metto non di è là. Sì, l'attacco all'altro fiume. male. Cos... No, l'altro fiume. Così non è tua foresta. Così. Eh sì che è mia Così è foresta. tua E foresta. ci metto Sì, il te la meeple metti sul di qua. fiume. E ci metti il meeple sul fiume. E io piango. Pure. E io piango. Bernie, ti prego, pesca un altro rio. Facci sognare. No. Oh signor! Che... Oddio, La può chiudere! Ma perché dovresti chiuderla? ma non ho nessun motivo per farlo, ovviamente. Ne dai anche uno. Perché devo dare dei punti ad Andre? Come Faccio se ne avesse cercare, fanculo. bisogno. Ragazzi, io Come sono senza dai? meeple. Io sono senza È tipo meeple. zio Paperone. Ci rendiamo conto dello schifo in Sai cui cosa mi potresti... trovo? Bernie, sai cosa potresti fare? Io chiuderei quel fiume. Tanto, per Vai. chiuderlo effettivamente, Andre deve trovare un'altra tessera con fiume Molto e difficile. chiusura. È Magari non c'è più, fottutamente difficile. La prossima Qualcuno che tessera. ho la trova il prossimo turno. È No, però funziona possibile, così, non ma tu non è. hai No, io lo meeple. chiudo perché mi triggera. Allora, 1, 2, 3, 4 punti. Sì, 4 punti per Fiume, Bernie. fiume, fiume. E Ah, mi avanzo di 1 con la barca per forza perché non ho meeple. ne hai appena riottenuto uno. Eh no, ma prima si È piazza, poi si vero, va hai giù. No, ragione. Andre. abbiamo trovato una Ce ne tessera. sono 5 di queste. Se Potrebbero prende esserci la 6, eh. chiusura, mi... Cioè, sta anche facendo i conti. Cosa sei, Sì. Sara? Oh! Che Non si significa? contano le tessere a Carcassonne. Si sta per aumentare la foresta. Può metterla là sopra e si chiude pure il fiume. Oh, io in realtà farei Ma altro, però. scusa, ma... Farei altro. Sono pentitissimo di aver messo i miei... il mio villaggio subito. Ho sbagliato tantissimo. Il tuo villaggio anche subito. io, Qua guarda. ho sbagliato tantissimo. Mi sono fatto tentare da due animali, ma vaffanculo. Ma perché non la troverai mai una tessera tutta foresta? No. Non c'è? Non c'è. No, non c'è, non c'è, No, tutta non c'è. foresta. Ho guardato No, prima. no, è perché sai perché? Non ci sono i monasteri, l'equivalente dei monasteri, Eh quindi sì. magari stanno in mezzo al prato, tipo. O magari Luca c'è. No, Ma guardato. ti prometto, se c'è la pesco la metto lì. Ma non c'è, ho già guardato. Vabbè. Dove la piazzi, Andre? Allora, c'è una mossa della Madonna. Tu però puoi farla brutta. Per Cosa? Qual favore. Ma non Smetto. so. Una mossa della Madonna, addirittura. Ma non ha la... Ah. Ah. Ma io non ho detto nulla.
Però tu non dovresti dire queste cose. Hai ragione, hai ragione. Adesso saremo qui due quarti d'ora. No, va bene. Alias mezz'ora. Non è che mi interessi più di tanto. Giusto, non ne ha bisogno. Continuare qua? No, infatti, potrei continuare qua. Stavo pensando anche a questa, in verità. A questa. Cazzo, l'ha vista. Certo. Che potrebbe anche starci, però possiamo provare. Cosa fai quindi? Metti non quella e press, no, c'è anche così, cioè che ho un po' più di margine magari. Non hai capito allora. No, vai, fai come vuoi, sì. Fai come vuoi. Ah, no, queste due non sono collegate, vero? Dai, glielo diciamo. No, ha troppo vantaggio. Metto la mia qua, te la avanzo di uno e fai due punti. E faccio due punti. E me lo riprendo. Gliela diciamo. Qual era la mossa? Questa? Metterla qui. Me l'avevo detto. No, non guardare il fiume e guarda piazzare. Avresti fatto 6 punti di animali. Sì. Come 6 punti? 6 punti di animali. 1, 2, 3, 4, 5 più il tuo. Sì. Oh! Comunque Luca, noi siamo dei babbi perché il manualetto ci ha detto fate molta attenzione a come vedete i campi, molta attenzione. Sei sicuro? Sei sicuro? Sì, infatti. 2, 4, 6 più 2, 8. Quindi 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, tanto guarda Andre dov'è. Ma tanto la sfida è tra me e te. Ah, te dici ormai è inutile guardare ad Andre. Chi lo vede più, Andre? Aspetta, e avanzo di 1. Avanzo di 1. Sara? Sopra o sotto? Sopra. Punto esclamativo! Oddio! Ma sono uno. Adesso arriveranno tutti in fila, tra l'altro. E uno lo pescherò io. Resto ultima anche se avanzo. Così o nell'altro senso? Ma cosa mi cambia? Quale di queste vuoi? Quella con la prima. Così do più punti a coso, che tanto non lo recuperiamo, ma ne do di meno a voi. Mi piace perché ormai proprio non c'è, non, così sì. O nell'altro modo, tanto non cambia ma niente. Cosa mi cambia? Sì. No, aspetta, quella foresta è un po' grandina, mettila al contrario. È peggio, Uguale. Adesso, adesso è da 4, così è da 3. E è che volevo dove ti metti? Dove ti metti? Vuoi metterti su un villaggio? Me la fai vedere la tessera? Sarebbe carino perché c'è il microfono. Tra l'altro puoi scegliere su questa. Sì, Andre, avanzati di 5. Bernie, per favore, mi avanzi di 1. Sì. Grazie. Il villaggio con la frutta. Villaggio con la frutta. No, fermi. Non lo chiuderò mai. Voglio andare avanti con la barca. Vuoi andare avanti con la barca e poi andrò avanti, va avanti ulteriormente con la barca. È vero, mamma mia che recupero. Ok, Bernie. Sì. Allora, che posto, che tentazione, delle potenzialità. Che tentazione. Potrei chiudere quella di te. Te dici tanto è. Comunque non puoi, quella non fitta. Lo so, un po'. Sì, è un enorme cazzo nel culo. Dunque. Fatemi vedere che cosa c'è giù. Lì non posso metterla. Lì è tutto chiuso. Ma lì ce n'è una aperta, ci si potrebbe pensare. Bello questo villaggetto di Vermi. E affianca uno strapiombo. Ti ricordi quando ha messo quella tessera e io ho detto, ma perché l'hai messo lì? Sì.
No, io sapevo benissimo perché la metteva lì quel bastardo. Allora. Voleva unirsi alla mia città. Potrei valutare la serietà della situazione. Senti, credici duro. Non in quel senso che poi c'ha un fiume. Grazie. Almeno. Tanto ormai manca poche tessere, quindi. Vai, poi tra l'altro due saranno di avanzamento del fiume. Anche potevo mettermi un animale, ma non mi conviene in questo caso. Ok. Vai, Andre. Un fiume. Posso dire neanche un'Amazzonia lui, neanche un rio. Ma veramente. Che culo. Che merda. Vabbè, dai, allora facciamola sto giro. Giusto per. Perché gliel'abbiamo detta effettivamente? Potevamo effettivamente farci i cazzi nostri. Sì, sì. No, no, ma io pensavo di metterlo dall'altra parte. Pensa un po'. Tu invece mi hai consigliato l'altra. Luca, no, okay. Luca, per una volta, potevi farti i cazzi tuoi. Per una volta che avevo visto una mossa bella. Mannaggia il pollicione fantasma. E. Va bene, tocca a me e io faccio così. Una svolta nella mia vita. Ma come passo? Ah, eccolo. Però che potrei. Eccolo. Quante ne me ne mancano ancora? Uno. Perché a noi non lo fa? Lo fa sempre solo a Bernie il pollice. Magari è una cosa del Mac. Dovete tenerlo un po'. Tre barche, vai, metto qui tre barche. Cosa? Metto barche, qui barchetta. 1, 2, 3. Bravo. 1, 2, 3. Me. Quale vuoi? Sotto. Ha preso una corrente ascensionale. Fiume villaggio. Aspetta, dove sono io? Mi chiudo il mio villaggio. Quale villaggio? Sopra. Quello viola, là in cima. Oh, aiuti Bernie, ma tanto chi se ne frega. 2, 4, 6, 8, 10, scusa Bernie. 44, 54. Sdraiati, merda. Ok. Allora, chiudo qui. Facciamo che se Andrea arriva di nuovo a doversi sdraiare dall'altro lato, lo togliamo poco. Dal tracciato. Dai, avanzi di uno? Che cosa ho fatto? Hai chiuso qui, quindi io puoi solo avanzare di uno. Avanzo di uno. Sono quasi finito. Ovviamente, ragazzi, secondo voi io che cosa pescherò? Vai, Rio! No! Oh, fermi! Fermi! Che culo! È un'isola a forma di cuore! Ma dove lo vedi il cuore? Sì! Ha fatto dei punti! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 punti! Fermi tutti! Questo riporta Bernie in partita, 13 punti vuol dire per cortesia. 46. Finisci a 46. Non sei, diciamo cagate. Sei due punti sotto di me. Avanzi di uno con la barca di merda. Non diciamo cagate. Vai, Andre. Ma così quasi lo mettevo nel nulla, così non facevo punti. Ma perché? Sarebbe stato più emozionante. Ma per favore. Non c'era un animale qui? No, non c'era. Io c'ho una barca in giro, no? Tu hai tutti i tuoi... Non vai in giro. No, con questo c'ho un cazzo. Che cacchio... Se vuole una barca c'è... Potrei fare quello. Guarda, faccio così e metto una mia barca qua. Ecco. Avanzi di uno. E avanzo di uno e via. Ma mi scusi, Andre. Vabbè, no, sto zitto anch'io perché. Anch'io, vorresti dire almeno io.
E via, l'ho pescata ormai io! Ormai non sto ragionando neanche più, cioè mi sono... Vabbè, ma puoi vantarti di meno. pescato punto esclamativo e quindi punto a farmi più punti possibili. Per una volta io che ci sono io. L'ultima? Per una volta che ci sono io. Tanto puoi avanzare ulteriormente, o metti un meeple, che non hai, quindi avanzerai. Ma in verità gli conviene... Non può mettere un meeple. Ah no, è vero. Non ce l'ho. Sono nella mercola e avanzerò. La mercoledì 5 punti per me e 2 per Andre. 2 per Andre, io e Sara avanziamo di 1. 2 3 4 5. Sara ha di 1. Ok. No, di 1 con la barca, pardon. Di 1 con la barca. Lo hai fatto avanzare Andre invece? Ho fatto da solo. Va bene. Sara, quale vuoi? Sopra. Ci siamo quasi. Cos'è? Un incrocio stradale. Là non me lo posso mettere, però. È bello, però. Che carino. Ma dove cazzo sono finiti tutti i miei meeple? Scusate. Uno è qui. Mannaia ladra. No, stavo cercando fiumi. Cosa... Questa l'avrei voluta pescare io. Dove l'avresti messa? Boh, in uno qualsiasi dei fiumi dove sono. E per recuperare un meeple, per esempio. È che... Ah, cosa ci sono? Ci sono degli animali. Dov'è la mia foresta? Una è qua. Una è qui, però... E l'altra è qua. Dov'è la mia foresta? Però qua c'è il tuo fiume. L'altra foresta è... Oh, ups, non volevo. Potrei mettermi qua? Non puoi. Lì proprio. No, non puoi. Ah, no, è vero, puoi. Chiudo il mio fiume e metto un animale nella mia foresta. Allora, 1. 4 e 2, 6 punti. Sì, 6 punti per Sara. Qualcuno glieli sta segnando, faccio io. Avanzamento della barca che faccio io. E Sara si riprende questo. E avanzo con la barca. Già fatto. No, ulteriormente, perché il meeple già c'era. Ah già, è vero. Luca ti ha recuperato. Porca troia. Bernie. Avere due mazzi mi fa schifo, ne faremo uno solo. Ma mi hai tolto la cosa di dire sopra o sotto. Madonna, guardalo. Che culo. Ma che culo cosa? Sto zitto, mi faccio i cazzi. Mi faccio i cazzi miei. Dillo. Mi faccio i cazzi miei. Oh. No, fanculo, avete detto tutto a tutti, adesso lo dite anche a me. Vabbè, dai. Ah. Qua. Ah. Infatti, non sto giusto guardando. Non così. Ah, io l'avrei chiuso. Vaffanculo al rischio di non chiuderlo. Aspetta, però, fammi controllare un po'. Altre possibilità. Ma guarda, ci sono, di così, sono scusa, 9 2, punti. 4, 6, 7, 8, 9. Sono 9 punti. È che sono tanti, non so se mi sento a posto. Per favore, prendili, dai. Almeno batti Sara, fallo per me. Dai, 9, come? 9 punti. Mi batte? No, non mi batte. Arrivi a 55. Io sono viola. 55. Ma magari... Con i terreni faccio schifo. Vabbè. Ok, tocca ad Andre. Mancano solo 4, tre. Ragazzi. Ma minchia, queste io volevo. Invece mi pesco le altre. Fanciufolo. È bella questa, eh? Io volevo questa, sì. Ma scusa, chiuditi un cazzo di. Ma non è mia. No? L'ha presa Andre questa. Dove la volevi? Ah, presa Andre. Andre, chiudi. Io uno qualsiasi posto per chiudere. Ah, il tuo fiume. Così mi recupero anche quella era io perfetto. Che faccio. Yeah. Però in realtà ti ho aumentato le possibilità, lì ti basta la curva. In realtà io non me ne faccio... Non hai omini sul fiume? Sì, qua. Sì, potrei continuare, ma... No, non posso neanche... No, non puoi, non puoi, vero, non puoi metterlo. È un problema. Che posso fare è questo. Cagare. Beh, 4 punti. Sì.
Sara Valentina. Faccio 4 punti. Alexa, stop. 1, 2, 3, 4. Tocca a me. Ah, porca. Ma porca. È una curva, puoi farlo. Luca, se tu non trovi gli angoli, non sei contento. Qui potrei farlo. Non credo che puoi fare di meglio. No, neanche io. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e avanzo di 1. Cioè? Perché avanzi di 1? Perché mettendo giù questa mi sono collegato con questa dove c'è l'avanzamento. Ah. 6, 3, 9. Prima era il contrario. Non capivo infatti. Pardon. Sara? Non posso più scegliere. Cos'è? C'è un'ara e due fratto. Tra l'altro è esattamente è proprio è come il logo dello studio di mio padre. Che bella. C'è un guarda, si chiuderebbe la cosa. No, non c'è il fiume. No. Lasciamola perdere. C'è questa. Tutto un pezzo della mappa che non vedo grazie a questo microfono. Però qua no, non si può fare. No, non puoi. Te l'ha impedito Andre. Maledetto. Non c'è un singolo villaggio chiudibile. Mi dispiace. Allora, dov'è la io ti aumenterei la foresta, ti direi di sì. E come? Posso farlo solo da qui o da qui? Non puoi. No, non posso mettercelo. Non puoi farlo da lì. Da nessuna parte. Quest'altra non foresta. Non lo puoi fare. Ah. Quella devi mettere qua sopra. Se la fai così e giri, no. Gira. Ancora. Così o così. 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 Vabbè. E avanzi di uno? Avanzo di uno con la barca. Va bene, ultima tessera di Barry. Ultima tessera. Sarà il fiume Rio delle Stratazzo, sì. Ovviamente. Io non ci voglio credere. Ovviamente. Devi decidere dove cosa, se avanzare o piazzarti lì. Metto il mio, tanto che cazzo cane, un punto in più almeno, no? È metto vero. Un così avanzo di uno. Quindi facciamo io e Sara 2 punti e Barry 1. Io non ho posizionato il mip. Non eri al 4? Non eri al 4? Vabbè, ma sì, ma mettilo, sa. Mettilo, sa. Cosa devo mettere io? Il mip qui. Quindi 4 punti, 2 a fine partita. Ma dove? Cosa? L'hai pescato tu, eh? No, dico Sara. Quindi. Sara ha detto non ho messo il meeple. No, no. No, intendevo che a fine partita ho un sacco di meeple inutilizzati. Ma che meeple dovevo mettere, scusa? Ma siamo sicuri che era tu non eri a 0,4, Barry? A 54? Chi è che ti ha fatto avanzare? Andrei, mosso te il meeple qua? No. Ok, no niente, no va bene. Ok, siamo arrivati, ultima tessera. Quindi quello che si fa adesso è mettere. Ci sono dei pari meriti devastanti. Sì. Comunque Luca, aspetta, questo dimostra che siamo degli inutili pusillanimi di merda. Perché questo gioco è pensato che arrivi qui e questo lo puoi mettere. In che senso che arrivi qui? Allora, perché questo qui vedi che si incastra, ma sì. Qua, oltre il limite, dove hanno previsto che si arrivi, non si incastra magneticamente. Quindi lo puoi mettere più vicino. Perché hai spezzato le barchette? Perché io e te facciamo 7 punti, Barry e Andre fanno 4 punti. Quindi, 12 più 7, 19, 11 più 7, 18. Che Andrea, per fortuna hai calato leggermente verso la fine. Sì. contiamo i punti. Partiamo dall'ultimo in classifica, così magari. Barry, le tue foreste. Partiamo dallo schifo, va bene. Partiamo dallo schifo. Allora, partiamo dai fiumi. 1, 2, 3, 4 punti, 5 punti con la frutta per questo fiume. Sì.
Te lo segno io. Facciamoli subito, li segno io. Avanzatemi voi che io li conto. 5. Poi un punto per questo villaggio sul burrone. 1. Ah, ma facevano punti anche i villaggi non chiusi? Sì, ma la metà. Un punto. Potevo per metterci il meeple allora, scusa, sul villaggio mezzo aperto. Ma non avresti gareggiato per il finale. Avresti fatto, non avresti fatto. Ah, è vero. E un punto per questo altro fiume sul burrone. Allora, la verità è che perdi, la terra è piatta e ci sono dei buchi. Contiamo prima i fiumi di tutti? Scusate. E io ho contato anche la mia città non chiusa. Ok, vogliamo le foreste, facciamo le casette per ultime, così togliamo un po' di colore dal tempo. Va bene, allora vado io qui l'avevo fatto in realtà, scusate, questo avrei dovuto già toglierlo prima perché questa fase era chiusa. Qui invece è 1, 2, 3, più 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in totale 9. Devi toglierli però dopo che li conti. 9. E via in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E in una città. Dopodiché i fiumi di Sara. Dove sei, Sara? Tu non hai. Io ho un meeple qua. Solo qui. Due punti. Tre punti. È che a parte i fiumi non mi ricordavo che le cose aperte facevano punti. E quindi non mettevo. Uno, due, tre. Comunque. I tuoi, Andre, invece? Io che ne ho uno solo. Uno, due, tre, quattro. La frutta non mi ricordo se si conta. Sì, si conta. Quindi questa città. Questa città vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Okay. E questo fiume ti vale 2 punti. Togli il mio col. Quindi aggiungiti altri 2 punti. Ok, fatto. Ok, a questo punto. Bernie, le tue foreste. Allora, io che ho lavorato tantissimo per le mie foreste, ma in modo poco efficiente. Ma guarda, allora, io sono uno, peggio. 2, 3, 4, 5, questa foresta. Va bene. Espo mia. E poi 5, 6, 7, con questa. 7. Quindi 25. Va bene. Allora, sono rimasta ultima. Aspetta, non abbiamo contato ancora le tue foreste. Le foreste di Sara, una... 2, 3, un'ombra. No, un'ombra. 4, 5, 6, 7, 8. Hai contato anche la farfalla? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hai ragione. 9 più Luca prende schiaffo. 10, 11, 12, 13, 14. Minchia, 14 punti. 22 più 14, 36. 36. Porco Giuda. Io invece, anch'io due grassissimi punti qua, più... Okay, te siamo fortissimi sulle foreste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi 7 più 2, 9. Quindi 27 più 9, 36. 36. Non ci credo. Non ci credo. Che e poi guardiamo Andre. Allora, coltiamo la foresta prima piccolina, quella sfigatella. Questa ha fatto solo 3, 4, 5, 6, 7 punti, quella piccola. Poi aspetta, ancora questa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 totale. 18 totale? 18. Quindi arrivi a 100. Madonna. 118. Aspetta, votiamolo così. Oh. 118. Oppure lo 118 contro. Quindi 118 di Andre, 86 miei nostri e 75 di Berni, rimasto un ma po' più indietro. Non c'è, ragazzi, uno spareggio. Considerando la partita di merda che ho fatto, non è andata così. No, infatti. C'è uno spareggio? In che senso? Tra di noi.
No, secondo me deve fare, perché se c'è un ordine di barca. E ma eravamo pari con eravamo la pari, quindi. E allora condividete il pareggio. Condividiamo il pareggio, tanto siamo arrivati pari. Sit. Siamo pari. Ok, passiamo ai commenti, pareri, cazzi, mazzi, palazzi. Posso? Vai. È carino, secondo me. Bernie. Si nasconde. Cosa? Vai. È carina l'evoluzione del fiume e quello che si vede sulla mappa. Come gioco è molto simile a Carcassonne. Cioè, beh, ha gli stessi principi. Esatto. L'unica cosa, troppe tessere, Rio. Sì che ti formano effettivamente il fiume, però quando le peschi, che noia. Penso che dal vivo sarebbe stato più rapido, perché avremmo subito pescato la nostra tessera e sarebbe stato più rapido. Mi sta posso aggiungere? Vai. Stavolta mi aggiungo io. Aggiungiti. Al commento di Sara. Vai. Perché mi è venuto in mente. Carichissimo. No, una cosa che mi è venuta in mente subito, non so se siete d'accordo. Va bene, bello, sono d'accordo con Sara. Infatti, per questa frustrazione che abbiamo avuto nel pescare ste tessere, che io non ho avuto, ma so che voi l'avete avuta. Infatti, forse è meglio che non lo dici, Andre. A me sarebbe piaciuto di più invece un'evoluzione del gioco, cioè nel senso il gioco, il fiume si crea da solo, siamo noi che lo stiamo percorrendo, decidiamo quando avanzare eventualmente, ma quelle tessere tra virgolette compaiono, non è che le peschi, perché così hai più possibilità eventualmente di scegliere se andare avanti, e così anche perché sei fregato quando le peschi, cioè dai punti a chi è primo. Sì. E non fai un cazzo. Cioè, l'unica cosa è che puoi avanzare di uno per cercare di sgomitare e strappare però qualche punto, però è poco. Aspetta, ma io ti sto dicendo questo perché se il gioco, tra virgolette, in quel momento tu magari lo sai che in quel momento il fiume sta avanzando di uno, magari tu ti prepari, cioè, capito? Tu sai che dopo il mio, io so che magari dopo il tuo turno il fiume avanza di uno, io mi preparo, magari mi avanzo, cerco di avanzare di uno, cioè non lo so, capito? Qualcosa. Ti dici tipo un introduca un che c'è? Tipo un primo giocatore la tessera tu la metti giù, se è Rio ne peschi un'altra. Non ti muovi. Però cioè, è il momento di fare i punti. Come stanno le cose, così sono e così e si fanno i punti. Bene, adesso pesco la mia vera tessera. In verità è una tessera in più. No, la mia tessera! Oddio, io le avrei fatte comparire tipo temporizzandole, come stava dicendo Andre. Esatto. Tipo un gettone primo giocatore ce l'ho io. Quando si ritorna a me, ed è perché l'ho pescata io, allora si estrae una tessera. Dopodiché io passo il gettone a quello alla mia destra e a quel punto la temporizzazione parte da lui, quindi non è che succederà sempre quando tocca a me, succederà a turno a tutti, in modo che, e tra l'altro questo potrebbe permettere anche di avere una velocizzazione della fine gioco, perché potrebbero essere i turni dati dalle tessere, da queste. O anche dal numero dei giocatori, sì. Cioè lì si può bilanciare tanto, è molto più giocabile secondo me anche in questo modo. E poi, oltre a girare il primo giocatore, di fatto non peschi mai sta cazzo di tessera, viene giù, semplicemente, compare, e poi tocca a te. Basta. Bernie, vuoi aggiungere qualcosa? Ma avete già detto tutto voi. Io, nonostante abbia fatto una partita veramente di merda, in realtà mi sono divertito, mi è piaciuto lo stesso, è stato comunque avvincente, una variante interessante del mio gioco preferito. Ma porca. E a me in realtà mettere giù il fiume è piaciuto. Ma se ti sei lamentato dall'inizio alla fine, troppo indietro tra loro, è bello bilanciato. Ma credo che Bernie si sia lamentato che sono sempre capitate a lui quelle tessere, non, cioè la meccanica del fiume che avanza è bella, è proprio bella come idea. E anche questa, una cosa che effettivamente in Carcassonne a un certo punto a me dava fastidio era che se tu spendevi troppo velocemente i meeple e avevi un po' di sfiga, letteralmente tu facevi delle mosse a vuoto perché non avevi più meeple da mettere. Qui invece c'è sempre la barca,
a mal che vada, tu la barca avanzi e quelli sono punti. E il fiume, che crea una divisione così netta tra il sopra e sotto del fiume, impedisce che... Perché ho giocato una sola volta a Carcassonne, però alla fine se c'era una bella pianura, in qualche modo ci arrivavano tutti. Sì. Qui è impossibile. Qui le foreste hanno, considerando comunque tra tutto, è vero, sono molto divise. Poi il gioco è Carcassonne, cioè gli affluenti sono le strade, i villaggi sono le allora, città. Scusate, Mandre faceva un punto in più. Oh, ah, scusa! Oh. No. Perché qua si interrompe, ok, no. Carino anche il carino secondo me anche il potenziamento della strada, che in Carcassonne è abbastanza come scelta, è proprio quella un po' di ripiego, vabbè, famo la strada. Il fatto che ci sia l'avanzamento della barca sull'affluente è carino, ti crea delle mosse carine, dici no io vado a fare l'affluente, il fiumiciattolo, perché tanto così faccio punti e faccio avanzare la barca. Sì. Questo è un'altra cosa. È una bella aggiunta, è una bella caratterizzazione. Questa la metto qui. Cosa sta facendo? Questa la metto qui. Oh, sei soddisfatto. Invece questa non potrà mai essere risolta, mannaggia. Se devo dire una cosa, l'impianto grafico del gioco zero per me. Cioè, è troppo incasinato. Allora, i villaggi sono brutti. Cioè, non perché sono brutti i villaggi delle tribù dell'Amazzonia? Non bullizzarli. No, allora, no. Zoomando sulle tessere, in realtà le trovo carine. Nel complesso, le illustrazioncine sono troppa roba, un po' confusionario. Sì, scegliere un animale potevano fare prima, tanto non c'è motivo. Sì, ma poi con tutto il bordino, eccetera, che non c'entra niente, sì, con l'illustrazione sotto, non mi piace quello. Ma animali diversi ci sta solo ed esclusivamente per l'ambientazione amazzonica. Però sai che sarebbe stato carino fare delle combo, tipo koala, hai due koala, li raddoppi, ne hai tre, li triplichi. Sì, allora, però poteva essere un po' potevano mettere troppo sgravo. In realtà hard o per i nerd, non lo so. Hard, una modalità, secondo me potevano farlo, magari con una revisione potrebbero mettere una modalità. Ormai questo è un gioco vecchiotto, ormai. Sì. Però come grafica generale a me non dispiace, in realtà la resa, cioè, finale, il fiume, sì, comunque si vede con tutti gli affluenti e rende l'idea, poi pieno di caimani e piragna, quindi un po' sempliciotto secondo me, un po' troppo denso. Mm-hmm. Sì, sì, è la troppa quantità di simboli, cioè dovevano gestirli meglio. Dovevano gestirli, sì, meglio, sì. Perché così è proprio, sono d'accordo con Bernie, sei sopraffatto dalla quantità di diversi colori e tutto il resto, che sono in cose così piccole. Anche aspetta, stessa foresta ha un sacco di punti luce, quindi gli animali ci aspettano, ma quello cos'è, l'ombra di un albero oppure... Sì, è un pochettino quello. Va bene, detto questo però, oggettivamente è un gioco che è stato piacevole, una partita un po' più lunga del previsto, però in realtà ricordo che Carcassonne ha questa lunghezza, ha un po' questa problematica. Ma è quasi mezzanotte, quindi... Sì, quindi andiamo verso la chiusura, quindi direi che andiamo a dare un nostro voto, ma non richiesto da nessuno, non voluto e soprattutto non sensato, perché come al solito noi comunque non ne capiamo un cazzo, sempre meglio mettere le mani avanti, meglio ricordare che comunque noi non ne capiamo un cazzo, perché abbiamo... Luca, basta. Abbiamo... Voto. Il nostro voto per Carcassonne, Rio delle Amazzoni o Amazzonia nella versione inglese è 3, 2, 1, go! Va bene.
Pollicione! È arrivato. Detto questo, grazie mille per averci seguito in questa live. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciatelo un commento. Vai, dai, che cazzo, lasciatelo un commento. Vi ricordo il codice sconto che potete trovare qua in descrizione. Sarebbe bello ogni tanto ricordarselo all'inizio del video, così potrebbe essere utile dirlo anche all'inizio del video, per avere il 5% di sconto sul sito di Fantasia Store. Dopo un anno che adesso è valido. Quindi va bene così, non ti preoccupare. 5% di sconto con il nostro codice Dice Games. No, Dice Game, togli l'S. 5 per avere. Era con la S? È senza la S, con la S. Non è con la S. È qua sotto in descrizione. È qua sotto in descrizione. È qua sotto in descrizione. Per avere il 5% di sconto sullo store di Fantasia. Store, noi ci vediamo in una prossima live. Se volete consigliarci un gioco da tavolo da provare sul canale, che sia su Tabletop, anche se l'abbiamo in pochi in realtà nel gruppo, o dal vivo, e magari ce lo consigliate caldamente di recuperarlo, fatecelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Per il resto, tante care core, core, tanti cari cori. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.